We are in the future. Hanno annunciato Steven Universe Future. Questa non sarà una nuova stagione di Steven Universe e basta, non sarà una sesta stagione, ma sarà l'epilogo, ovvero una storia che decide di concludere tutte quante le storie che sono rimaste in sospeso e di creare un finale per il finale. La sigla è incredibile. Dunque, l'animazione sembra che sia leggermente deteriorata e peggiorata, ma potrebbe essere un'impressione dovuta al fatto che la sigla è stata pubblicata in anticipo come anteprima, oppure che sono un annuncio, oppure sarà il nuovo stile della serie. Ci sono mille spiegazioni. Sta di fatto che... wow! È questo che sarà il finale di Steven Universe. All'interno della sigla possiamo vedere che tornerà Jasper, ancora con il ruolo di cattiva. Ma possiamo vedere anche un gigantesco verme, una sorta di cactus. Vediamo delle lapislazzuli oscure, quella che potrebbe sembrare un'acqua marina e... diamante bianco? La somiglianza con diamante bianco c'è, quindi già stanno partendo le teorie. Sarà diamante rosso? Sarà un'altra diamante rosa? Sarà diamante bianco? Ma appare anche in un altro punto della sigla come buona. E quindi è buona e cattiva? Che cosa succederà? Che cosa ci aspetta? Che cosa sta per succedere? Steven dovrà affrontare i problemi di sua madre? Steven dovrà affrontare se stesso e risolvere tutte le questioni che non ha ancora risolto, visto che Steven è effettivamente l'unica persona che ancora non ha risolto tutti quanti i suoi problemi, e soprattutto quelli inerenti a sua madre? Lo scopriremo. Per ora, grazie alla sigla, sappiamo che torneranno tutti quanti i nostri personaggi preferiti, quindi tutte quante le Crystal Gem principali, tutte quelle che sono apparse nel film. Spinello tornerà ad essere parte del cast principale senza nessun problema, affiancata probabilmente come spalla comica a Diamante Giallo. E beh, avremo il villaggio delle gemme un tantino migliorato, ricostruito. Avremo un sacco di vecchi personaggi che tornano con un ruolo principale, fra cui Nefrite. E beh, finalmente conosceremo Biggs, Merletto Pazzo e ogni altra gemma delle Crystal Gems. Speriamo che quest'ultima stagione si occupi anche di risolvere tutti quanti i piccoli buchetti che sono rimasti qua all'interno della trama, come tutto ciò che appare nella prima stagione, fra cui il geode o quelle palline che permettono di viaggiare nel tempo, o forse di vedere solo una visione di ciò che succede in altre linee temporali. Non lo sappiamo, spiegatecelo. Che cosa vi preoccupa di più, che cosa vi preoccupa di meno, e soprattutto chi è quella figura che sembra diamante bianco, che sembra la cosa più interessante per me, oltre al fatto che, beh, Jasper tornerà come cattiva. A quanto pare la sigla sarà la canzone Happily Ever After del film, quindi abbiamo già la versione completa della sigla. L'avevo detto che mi sarebbe piaciuto se quella fosse diventata la nuova sigla, e beh, lo è diventata e... approvo assolutamente. Voi che mi dite quali sono i vostri dubbi, le vostre perplessità, le vostre teorie, quello che pensate che succederà, perché, hey, è un'intera nuova serie di Steven Universe, Steven Universe Future, con un logo tutto quanto nuovo, diverso sia da quello del film, sia da quello che è stato rinnovato dalle precedenti stagioni, insomma, wow. Comunque io adoro che la sigla sia finita da Peridot, cioè è una cosa che aspettavo dalla seconda stagione, Peridot che cantava nella sigla o faceva comunque qualcosa di stupido come effettivamente fa. Oh, giusto, fra le altre cose possiamo notare che tutti gli abitanti di Beach City ci sono ancora, sembrano cresciuti, ho visto poca sedi. In ogni caso speriamo che Rebecca Sugar non ci deluda come non ha mai fatto, almeno per quanto riguarda me. E finalmente debutta la mia gatta sul canale YouTube. Sta facendo le fusa, però vuole andare, secondo me si sente a disagio per la telecamera. Tranquilla, tranquilla, non ti giudicheranno, tranquilla, sei un gatto, su YouTube è sempre successo. Va bene, vai, divertiti. Ah sì, volevi scendere e stare qui, va bene.